Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati in area Iblea sarà effettuato soltanto per attività ricettive, bar, ristoranti e per le strutture sanitarie, a dirlo il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in qualità di presidente dell'SRR ATO 7 di Ragusa. Fino a pochi giorni fa la provincia di Ragusa, spiega Cassì, aveva una situazione di vantaggio, ma l'improvvisa e imprevedibile chiusura della discarica di Motta Sant'Anastasia, disposta dal TAR, ha messo nei guai anche la nostra provincia. Come del resto tutta la Sicilia occidentale, che proprio a Motta conferiva il rifiuto secco proveniente dall'impianto di Cava dei Modicani. Nessuno ci aveva avvisati, prosegue, del ricorso pendente proposto da un'associazione ambientalista e nessuno era comunque tenuto a farlo. E abbiamo così dovuto rallentare la nostra operatività per poi chiudere del tutto, bloccando di conseguenza la raccolta del rifiuto indifferenziato. Cassì poi spiega quale risulta essere al momento la strada migliore da seguire per trovare una soluzione in tempi rapidi. Stiamo lavorando per conferire i rifiuti fuori dall'isola. Per farlo però occorre attivare una procedura amministrativa che si avvia con la pubblicazione di un avviso che è già stato fatto e che ha delle tempistiche, oltre a dei costi aggiuntivi. Ci stiamo muovendo comunque in più direzioni per trovare una soluzione rapidamente, ma ancora per qualche giorno non potremo comunque garantire il servizio regolare di raccolta del rifiuto secco indifferenziato. Però strutture sanitarie, ricettive, ristorative o chi ha in casa pannolini e pannoloni, allora questi potranno beneficiare in questa prima fase di un'eccezione, perché i loro rifiuti saranno raccolti e stoccati temporaneamente nei centri comunali di raccolta. Auspico quindi che chi vuole bene alla città metta da parte le polemiche, comprenda il momento e si adoperi per spiegare a chi è meno informato la situazione.